riporto adesso su un'altra vicenda di cui ci siamo occupati. C'è uno sviluppo, un'evoluzione che oggi soltanto nelle pagine interne di alcuni quotidiani si riporta, ma neppure in modo particolarmente esteso. Il caso di Vincent Lambert, la vicenda dell'uomo da 11 anni tetraplegico in stato di minima coscienza in seguito a un incidente stradale e rispetto al quale la magistratura francese, perché è un cittadino francese, tutto avvenuto in Francia, aveva autorizzato i medici a sospendere idratazione e alimentazione. Beh, in campo è sceso il Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità, che chiede come misura precauzionale di non applicare la sentenza che interrompe l'idratazione. Si chiede di dare tempo al Comitato di poter fare le sue valutazioni. Ha risposto il Ministro della Sanità francese dicendo che il parere del Comitato ONU non è vincolante, ma c'è stata la controreplica del Comitato, perché si fa notare che la Francia ha degli obblighi chiari, visto che ha sottoscritto, ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Noi abbiamo fatto un punto, situazione, una valutazione anche di questo nuovo passaggio della vicenda con Alberto Gambino, giurista e presidente di Scienze Vita. In effetti la Convenzione sui disabili prevede che non si possa rifiutare l'alimentazione e l'idratazione a persone con disabilità. Ora qui si fa un discorso un po' così da giuristi, forse neanche di alto livello, e cioè si dice che in realtà qui tecnicamente non sarebbe una disabilità, ma una persona tetraplegica che non è in grado di sostentarsi avrebbe un'altra configurazione giuridica. A me sembra che la sostanza della Convenzione ONU è molto chiara e quindi da questo punto di vista si sta cercando di aggirare un principio che è quello dei pacta sunt servanda, e cioè che i patti internazionali vanno comunque rispettati da parte degli Stati membri. A questo punto sarà interessante capire la Francia quale decisione prenderà per una vicenda che veramente sta animando un dibattito importante, ma che non riesce minimamente a scalfire le autorità francesi. Sì, io qui vedo che c'è una durezza di fondo, un po' come fu il caso Alfi in Gran Bretagna, e cioè non è acclarata qui una sofferenza, non siamo davanti a un disagio da un punto di vista del dolore, perché è evidente che se così fosse ci troveremmo davanti anche a forme di accanimento terapeutico che vanno sempre rifiutate. Qui invece ci troviamo davanti a uno stato che si dice vegetativo, persistente, di una persona che però vive, esiste e sente probabilmente una presenza umana intorno a lui, e quindi da questo punto di vista non si riesce proprio a comprendere qual è il valore per cui invece andrebbe interrotta questa esistenza. Ripeto, ci fosse una sofferenza saremmo tutti qui a cercare di alleviarla o addirittura eliminarla, ma non siamo in questa presenza. L'intenzione sembrerebbe è un po' legata al concetto di qualità della vita, cioè sembra che questa vita in fondo non sia degna di essere vissuta, ma questa è un'insidia, inevitabilmente c'è un giudizio dall'esterno di una vita che viceversa soltanto chi in quel momento la incarna può provare a dare un giudizio, che evidentemente non è capace di darlo, ma non è in una situazione di sofferenza e quindi andrebbe invece accompagnata, accudita. Non è una situazione di fine vita in altri termini. E grazie ad Alberto Gambino, giurista e presidente di Scienza e Vita.